Gentili telespettatori, buona giornata. L'ultimo saluto al cavalier Silvio Berlusconi ha raggiunto, come dati Auditel, gli ascolti dei dati impressionanti che non si erano mai visti. Oltre il 70% di share per i funerali in diretta. Due terzi degli italiani, secondo le rilevazioni Auditel, ha seguito i funerali di Stato di Silvio Berlusconi per dare l'ultimo saluto al cavaliere senza tempo. Qualcuno dice: Presidente, questo è per te. Questo è l'omaggio degli italiani a Silvio Berlusconi. Ci si accorge del valore delle persone quando vanno via, quando sono andate già via. Bambini, anziani, la piazza è piena di bandiere. Su un balcone c'è anche un striscione proprio in Piazza Duomo: Ciao Silvio. E la coreografia è impressionante. La tifoseria del Milan che canta Un presidente, c'è solo un presidente. Uno di noi, Berlusconi, uno di noi. Ancora una volta Berlusconi ha fermato l'Italia. Ha preso il consenso massimo sotto la Madonnina per salutare l'ultima volta Silvio. I dati Auditel sono impressionanti. 70% degli italiani ha seguito i funerali del presidente di Forza Italia. Chi era a casa, chi era in ufficio, nei locali pubblici, non ho potuto fare a meno di accendere la televisione. Canale 5 con il suo speciale TG5 ha registrato il 22% di share. Lo speciale del TG1 il 18,30%. Solo Mediaset, considerando tutte le sue reti, incluse le cosiddette Digital Line, ha registrato, pensate, il 48,8% di share. Per un aziendalista come il cavaliere è una vittoria nella vittoria. Vince anche con il suo funerale. Poi, se dovessimo conteggiare anche quelli che hanno seguito le esequie, quelli lungo la strada, migliaia di persone nel tragitto Arcore-Duomo-Duomo-Arcore. È stato seguito il feretro con gli elicotteri e ad ogni metro c'erano persone che applaudivano. Come dice Ignazio La Russa, questa è la migliore risposta contro i soloni della sinistra che hanno criticato il lutto nazionale nel giorno dei funerali di Stato. Gli italiani si sono collegati dall'ufficio, dalla casa, dal bar, da ovunque, dai cellulari, per vedere i funerali dell'uomo che c'era stato sempre. Era sempre lì. Per i quarantenni, cinquantenni, Berlusconi c'è sempre stato. Dalle televisioni, alla politica dopo, ma soprattutto prima nelle televisioni. Beh, non sono mancati i contestatori, i provocatori, ma attenzione, i contestatori era gente che cercava visibilità, non gliene fregava niente del cavaliere e del funerale. Ci fosse stato Cippalippa, loro avrebbero contestato Cippalippa. L'importante era contestare qualcosa in un evento dove tutti sono lì per una certa cosa, vai lì in una minoranza per metterti in mostra e sperare di avere un articolo, un'intervista, un qualcosa in televisione, sui social, un po' di like, qualcuno che dice mi piace, no? Mi piace. Ecco, è così. L'ultimo viaggio del cavaliere da Villa San Martino ad Arcore al Duomo della sua Milano è stato seguito da oltre metà degli italiani. La Milano lavora, si è fermata. La Milano sempre in movimento, laboriosa, la Milano da bere, la Milano del cavaliere si è fermata per rendere omaggio all'illustrissimo cavaliere.
E così, chiunque fosse a casa, qualunque cosa stesse facendo, ha acceso la televisione anche solo per curiosità, perché Silvio Berlusconi, volenti o nolenti, è stato l'anima di questo paese per oltre 30 anni, io direi 50 anni. Con le sue televisioni è entrato nelle case di tutti gli italiani, tutti, da Bim Bum Bam al drive-in, ai film, no, i cinepanettoni e tanti programmi che sono rimasti e fanno parte della nostra cultura popolare televisiva. Anche quelli che si sono sentiti moralmente superiori al Cavaliere e a tutta quella gente che gli era intorno e che lo votava, anche quelli hanno usufruito per 30 anni, 40 anni delle televisioni, Asfidanken, tutti hanno usufruito, d'accordo? Striscia la Notizia, Ezio Greggio, tutti hanno usufruito di quello che ci ha regalato il Cavaliere senza tempo. Tutti, anche quelli che si sentivano superiori, di un'altra categoria, quelli moralmente ineccepibili, che poi te li raccomando, quelli moralmente ineccepibili, ne ho conosciuti tanti moralmente ineccepibili che ne combinavano di tutti i colori. E lui, Berlusconi, sempre attento ai dati dell'Auditel, dalle 10 del mattino, adesso con il 70% di share, record italiano, record della Repubblica Italiana. Anche questa volta il Cavaliere se n'è andato vincendo l'ultima sua apparizione televisiva con il 70% di share. Io mi ero preoccupato perché mentre guardavo i dati Auditel miei del canale, a un certo punto vedo proprio una curva che fa così. Ho detto, ma di solito ci sono degli errori in YouTube, ogni tanto le visualizzazioni non corrispondono, poi loro sistemano, mettono a posto, c'è stato un problema in quell'orario, le visualizzazioni non erano quelle corrette, sarà il solito problema di YouTube che ogni tanto c'è. No, è che la gente ha lasciato perdere tutto, anche YouTube, per mettersi e sintonizzarsi sul funerale. E questo è assolutamente la risposta a tutti i soloni di sinistra. Il lutto nazionale esagerato. Invidiosi, eh? Questa è la risposta, l'ultima risposta del Cavaliere. Arrivederci a tutti, anche agli invidiosi.